Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Dopo essere entrati finalmente nella prigione di Algir, oggi dobbiamo evacuare la prigione di Algir. Missione molto molto bella dal punto di vista, diciamo, strutturale, ma che sicuramente mi farà smadonnare in maniera allucinante. Tra l'altro, una cosa che magari molti non avranno notato è il fatto che io sto lasciando quasi integralmente le puntate. Faccio dei tagli qua e là, giusto quando ripeto troppe volte lo stesso punto e quindi voglio evitare diciamo, una ridondanza dell'episodio che, sinceramente parlando, sarebbe anche un poco frustrante sia da chi lo vede e sia per me che lo ripeto e che lo faccio tante e tante volte. Quindi sto lasciando il gameplay proprio molto molto naturale, ma qualora dovessi incontrare degli ostacoli dove a causa dei comandi o a causa mia, appunto al fatto di essere troppo arrugginito, preferisco tagliare e poi fare una cosa molto più bella dal punto di vista estetico. Detto ciò, disattivando l'energia sei riuscito a bloccare l'esecuzione, ma hai ottenuto una conseguenza imprevista. Prima che gli addetti della prigione riuscissero ad attivare l'energia di emergenza, i sistemi di sicurezza di molti blocchi con le celle sono saltati. Il risultato è stato l'inizio di una rivolta. Il tuo obiettivo è di tirare Gregorath fuori di lì il prima possibile. Il piano è di arrivare in cima alla zona est della cinta muraria e saltare nel fiume. Ci sono due bombole d'ossigeno che ti attendono in fondo, nel caso dovessi incontrare prigionieri armati, non ucciderli, ma mettili fuori combattimento senza far loro del male. Ecco perché, appunto, la balestra, che è praticamente l'arma principale che utilizzeremo contro i prigionieri, bisogna conservarla proprio in questa fase del gioco. Ci sarà possibilità anche di prendere un lanciagranate fumogeno, se non mi ricordo male, però, fino a quel momento i prigionieri dobbiamo buttarli giù con la balestra. Ehi, funzionato. Si è attivata l'energia secondaria, l'esecuzione è sospesa. Bellissima questa musica. Ottimo, una copertura perfetta. Sembra che stiano sparando addosso. Esatto, mi stanno sparando addosso e ora ovviamente dobbiamo aspettare prima questo stronzo che, esatto, cerca di farmi il culo a stelle strisce. Poi abbiamo qua un altro genio che praticamente mi fa gli headshot. Però noi lo possiamo uccidere, questo non è il giubbotto antiproiettile. Ecco, e ora questi qua li uccideremo piano piano. Uno. E due. Ok. Questi sono praticamente i livelli finali. Ed effettivamente li ricordo un po' meglio rispetto a quelli iniziali. Ora, qui praticamente abbiamo la porta chiusa. Ovviamente fatto apposta perché il livello adesso è diverso, quindi dobbiamo andare da questo lato. Madonna mia, ho rischiato tantissimo qua. Ok. Ah, lo sapevo che c'era questo stronzo qua. Infatti lo volevo fare spawnare. Solo che adesso non spunta più, vero? Vedi, questo è il giubbotto antiproiettile, quindi ero necessariamente costretto a beccarlo in testa. Allora, stare accovacciati da un lato aiuta la mira. Infatti, se vi accovacciate e sparate, riuscite a fare più danno perché il vostro target, in questo caso, quindi la vostra mira, viene migliorata. Oddio.
Ecco, qua ce l'ha. Qua ce l'ha il cooldown con il caricatore, lo stronzo. Ok, qui adesso siamo nella parte. Questa è infame questa zona. No. Non riesco a girare in tempo. Qua devo usare il fucile a pompa. Oddio, dall'inizio? No. Qua utilizziamo il metodo. Il metodo giappino. Poi riavvolgiamo. No, non ci sto a rifarlo. No, non è giusto. Esatto, qua conviene utilizzare il fucile a pompa adesso. Intanto questo è un metodo che potevo utilizzare anche prima. Ehi, gli streli hai! Ok, ora qua dovrebbero iniziare ad arrivare i primi. Esatto, i primi prigionieri. Gabe, c'è qualcun altro qui. Ho trovato un gruppo di guardie uccise. Non potrebbero essere prigionieri. No, questa è un'area riservata. La maggior parte dei rivoltosi sono nelle aree con le celle. I russi dicono di non sapere di nessun altro al lavoro lì dentro. Guardati le spalle. Sì, come sempre. Chiudo. Quindi non siamo soli. Madonna, questa host è bellissima. È la più bella che c'è su Siphon Filter. Oh, e qui abbiamo trovato Gregorath. Mara. Gregorath. Yangshi. Gregorath. Che ci faceva Mara qui? Sì, Mara Aramov era qui per assistere all'esecuzione. Ma è andata via quando è mancata l'energia. Io, veramente, io non capisco. Nemmeno io, Uri. Ma non c'è tempo. Dobbiamo arrivare in cima al muro. Ho due bombole d'ossigeno alla fine del fiume. Ok, va bene. Ma tu non mi sembri a posto, Liessi. Cosa stai... Sto bene, non preoccuparti. Ti spiegherò tutto quando saremo fuori di qui. Andiamo. Ecco, Gregorath adesso, se non mi ricordo male, addirittura ci dà una mano. Lì, un pochettino. Dietro di te! Anzi no, qua forse no ancora. Non devo far morire Gregorath, ovviamente. Uri, puoi combattere? Non ce la faccio, sono ferito. D'accordo. Allora rimani dietro di me. Muoviti solo quando te lo dico io, capito? Da. Ok. Infatti per ora lui non praticamente non mi dà una mano. Ma dopo sì. Dopo praticamente si prenderà di coraggio e mi darà la mano nuovamente. Allora, qua devo fare attenzione perché... Dai, esci fuori. Via libera! Uri, muoviti! Ok, io ora lui praticamente... No! Giubbotto antiproiettile! Ero convinto non lo avesse questo. Leon, dietro... No. Aspetta. Eccoci. Questo è, diciamo che è la via più facile per evitare tagli e rotture di palle. Diciamo, per evitare di editare tutto il video. Il sistema di PlayStation 5 è figo perché ti permette comunque di poter riavvolgere il gioco, letteralmente. Quindi evito di rifare tutta la parte da capo, evito di fare tagli, evito di fare montaggio video. No! Ok. Uri! Via libera! Le hanno uccise, ovviamente. Salvare nessuno, ricorda lo scopo della missione. Ok, chiudo. Giustamente se la prende a male. Allora, qua forse c'è il giubbotto di proiettile. Cos'è che c'era? Sì, ok. Però ovviamente a me non mi interessa perché
Sono carico. Ho sentito del movimento dietro questa porta. La rivolta deve essere scoppiata proprio nei blocchi con le celle. Vado a vedere. Aspetta qui. Esatto. Ora qui. Cecchini, indietro! Esatto, sono praticamente blindati, vedete? Cioè, non li posso colpire. Non me lo ricordavo così lungo sto filmato, che sta facendo? Ah, infatti, qua mi ricordavo che c'era lui che diceva li distraggo, lancio la granata e passiamo. Però non ha detto niente. Perché ti sei fermato? Il cancello è chiuso. Puoi sparare alla serratura da qui? Nessun problema. Gran colpo. Ora andiamo. Infatti mi ricordavo che c'era Gregora che diceva adesso butto la granata che ho rubato. Invece non ha detto niente. Ora qua c'è la tizia. Le tizie addirittura. Credo abbiano perso il controllo della situazione. Bisogna convincerle che siamo dalla loro parte. No. Tu non sei ovviamente una prigioniera. Ed io sono un uomo. Non credo che ci saranno sentiti. Allora dobbiamo trovare un metodo per passare oltre. Ho perso la balestra quando è mancata l'energia. Devo trovare qualcos'altro. Ah, non ce l'ho più la tu balestra. Oddio, mi ricordavo di averla. Ecco perché allora si prendeva il fucile, quello a gas, proprio perché non ho più la balestra. Io so già dov'è il fucile a gas, qua me lo ricordo. Ripeto, gli ultimi livelli li ricordo molto meglio rispetto agli altri. Si trova praticamente qua, solo che qui, se non mi ricordo male, c'era un pezzo di merda. Ecco, sì, c'era uno stronzo che ti lancia. E vedi, io faccio l'animazione del... Ok, facciamo attenzione perché il gas è letale. Bene. E qui abbiamo adesso il lancia gas. Torniamo indietro. E qua vedete, abbiamo tra l'altro un colpo solo, quindi se lo falliamo abbiamo praticamente... Ah, molto bene. Ora possiamo uscire da qui. Oh, checkpoint. Ottimo. Ora... E qua è Gregorath che ora, se non sbaglio, prende la pistola e mi aiuta. Era qua la zona? Dovrebbe essere verso questa zona che Gregorath mi dice... Sì, ti do una mano. No, giubbotto antiproiettile. Porca troia. Oddio, aiuto. Guardali come ruotano. Oh porca puttana. Ma che cazzo? Ma che... Cioè, avete visto che è successo, giusto? L'avete visto che è successo? What? Cioè, io gli ho sparato, l'ho mirato alla testa.
L'ho mirato alla testa. Si è accovacciato. Mi ha sparato e mi ha ucciso. Cioè, incredibile sta cosa. Liam, torna da Gregor. Ah, ma non mi seguiva automaticamente? No, ecco, è qua che ora lui prende la pistola, allora. Perché ora gli parlo e lui... E lui qua prende la pistola. Via libera? Sì. Ok, prendi questa. Esatto. Ora credo che puoi farcela combattere. Rimani vicino a me, ormai siamo quasi fuori. Ti seguo come un'ombra. Esatto, lui ora ha la pistola. Certo, non darà un grossissimo contributo, però è una buona fonte di distrazione. Ora c'è l'ultima parte dove poi siamo sul tetto e tecnicamente Stinkubo è finito. Ecco, vedete, Gregor ora... No, Gregor, ti devi togliere da là però. Vabbè. Muori, bastardo. Madonna mia. Ok, credo che li abbiamo uccisi tutti qua. Sì. Vai, Gregor. Dietro di noi. Dietro di noi. Col fucile a pompa quando sono vicini siamo a posto. Ok, qua dovremmo essere... No, ancora no. No, ancora no. Okay. Manca pochissimo. Dobbiamo salire su quel muro. Stai vicino a me. Siamo quasi fuori. Tu come stai? Non preoccuparti per me. Sei pronto? Pronto, quando vuoi. Yes, let's go. Dobbiamo fare attenzione alle luci. Non che cambi qualcosa, però. Esatto, qui dobbiamo andare avanti. Ma perché? Cioè, io non capisco perché mi mira a quelli che non c'entrano un cazzo. Ok, qui vai avanti, qua dobbiamo andare dritti e abbiamo finito. Gabe, siamo pronti in posizione, comincia a fare freddo qui. Ok. Gabriel Logan, ci vediamo di nuovo. Gregor, va felice, Gabe, di vederti vivo. Non... Liam, sì. Non riesco, Liam, a respirare. Sei sicuro di non volerla portare in ospedale? No, abbiamo un posto sicuro. Senza il vaccino non c'è nulla che possiamo fare. Adesso hai quello che ti serve. L'agenzia dovrà per forza negoziare con te. Sei stato di grande aiuto, Gregor. Le debbo la mia vita. In bocca al lupo a entrambi! Io ho una guerra da fermare. Non ha ancora Liang Xing. E non ha nemmeno la fase 2 del virus. Le pare che sia normale? No, ma abbiamo avuto... saltato le date fissate per la consegna, Mr. Stevens. Presto potrebbe non servirci più. La prenderemo prima possibile. Sa che Logan ha Gregorov? È impossibile. La signora Aramov dovrebbe aver sistemato Gregorov. Le dico che Logan ha Gregorov. Ma non è un problema.
Logan cercherà di usare i data disk di Fagan per ottenere il vaccino. Quando lo farà, prenderemo la donna. Sono preoccupato, Mr. Stevens. Lei non è stato utile quanto speravo. Ormai li abbiamo. È solo una questione di tempo. Il tempo scarseggia, Mr. Stevens. Non mi deluda ancora. Perfetto. Direi che comunque questa puntata va bene come minutaggio, per cui direi che per questa puntata è tutto. Noi ci becchiamo ovviamente alla prossima, dove siamo praticamente alla parte finale. Mancano gli ultimi forse 4 livelli, compreso anche la boss fight con Stevens, quindi non dovremmo perdere troppo tempo. Quindi detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!